Finalmente ci siamo. Completato al 100% tutta quanta la lista delle persone, i soldi sono tornati a 9.999.999 e il nostro livello è il 96. Non è il 99, ma poco ci manca. E di tutta la lista delle mie persone create, finalmente quelle perfette sono Satanael, Asterius Picaro, come ho detto questo non mi interessa, Lucifero, non male, Kaguya Picaro, questo lo riprendiamo in squadra, Satana, e anche questo lo riprendiamo in squadra, Maria, che per quanto in realtà sia fantastica come persona, non lo riprendiamo in squadra, perché ho trovato un sostituto, Yoshitsune, e questo è intoccabile, Odino, che per come ho detto in realtà è un'ottima persona, ma voglio creare un'altra persona elettrica, ma per adesso lo riprendiamo. Fafnir, lo stavo potenziando, ma ho cambiato il personaggio automata, e adesso ve lo mostro. Arsène, la nostra prima persona, diventato invincibile. Alat, lo teniamo ancora in squadra, ma anche lui tra poco troverà un sostituto. Ecco qua finalmente Izanagi no Okami, potenziato al suo livello massimo. Ma non il suo livello effettivo massimo, diciamo il suo livello di abilità massimo. Ed è quello che importa. Una volta arrivato al livello massimo di questo, il livello attuale non serve a nulla. Ma non solo la sua forma divina è stata potenziata, la sua forma base e la sua forma Magatsu Izanagi Picaro sono stati potenziati al massimo. Ed infine, la persona che ha sostituito sia Maria che Fafnir, ovvero Orfeo Femmina Picaro, questo finalmente è arrivato al suo potenziale massimo ed è quello che mi ci ha richiesto più tempo di tutti, perché era quello con le statistiche più basse di tutti, perché statistiche che sono al 60-70 un po' di volte lo fai, uno che è a livello 9 di magia ci metti una vita a portarlo al 99. Raul, Asterius, Atena Picaro, Alat, come ho già detto, non sono ancora perfetti. Infatti Atena Picaro adesso lo togliamo dalla squadra, perché quello che stiamo per fare è un combattimento che richiede potenza e tanta preparazione e perfezione. Dunque, Caroline, proviamo questo scontro. Se hai bisogno di aiuto per le fusioni, parla con Justin. O forse è una richiesta speciale. Richiesta speciale. Capisco. Non so se sono pronto. Sei finalmente pronto a sostenere la prova? Mi auguro che tu sia pronto alla sconfitta. Allora, combattiamo? Facciamolo. È questo lo spirito giusto. Per evitare interferenze esterne, delimiteremo parte di quest'area per lo svolgimento della prova. Bene, dunque, cerca di non deluderci. Venite a me, sorelline! Questa musica anticipa già troppo, secondo me. Avanti, fatti sotto, prigioniero! Non trattenerti. Anche se presto ti sarà chiaro che non hai minimamente il tempo per considerare una simile opzione. In guardia, arriviamo! Intanto guarda Futab che elogia le ragazzine. Allora, cosa posso fare? Non lo so. È la prima volta che faccio questa battaglia e non ho minimamente idea di cosa fare. Allora, facciamo una carica. Ryuji, stessa roba, carica. An, concentrazione. E tu, Haru, ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo. Facciamo un fagiolo terrestre su di te. Oh, mi dispiace, rifletto gli attacchi fisici. Ok, ora, debilitazione su Caroline. Ryuji, anche tu. Ce l'abbiamo, dov'è da qualche parte? Spray detergente che diminuisce la difesa. Sempre meglio di niente. E Han, inizia pure tu con
Inferno di fuoco! Uh, 740. Poca roba. Io inizierei con Justin. Minchia, guarda quanti colpi che ci stanno tirando però, eh. Ok, abbiamo debilitato tutto il debilitabile. E ora, dove sei? Assou, Toby! Come mancato! Kill... Ah, Justine maledetta! E allora, mano di Dio su Caroline! Stiamo andando bene, devo dire. Stiamo andando bene, meglio di quanto mi aspettassi. Aspetta, fammi vedere. Non ci dicono nulla. Ok, andiamo di Mapsiodine allora. 200. Tranquillo Ryuji, ora ti curo io. Neo cadenza. Il 50% purtroppo è molto poco rispetto a quello che era il curare totalmente qualcuno, ma è sempre meglio di niente, credimi. Inferno di fuoco. Bellissima sta canzone. Continua con Mapsiodine tu. Scusami mia... Bastarda? No! No, cosa hai fatto? Come hai osato curarla? Bastarda! Debilitazione assolutamente! Tu devi morire, abbiamo capito che Justine è la curatrice delle due. Abbiamo capito che lei cura delle due. Maledizione. Dov'è il fagiolo di prima? Fagiolo terrestre, ancora su di te, Haru. Lo so, tutto ristabilito. Allora, di nuovo una carica. Dopo andiamo di concentrazione e usiamo frecce splendenti. Dobbiamo uccidere Justine. No, tutto l'impegno che ci ho messo per tirare giù la vita Caroline è andato perso per niente. Come ti senti? Pronto a gettare la spugna? Non te lo permetteremo! Lo scopo di questa prova è stabilire la tua vera potenza. Continueremo finché non cadrai. Porca troia, ti odio! Quel maledetto di Arana! Bastarde! No, no! Oh, vi odio tutte e due! Maledetti! Skull, tu sei ancora carico? Sì che sei ancora carico. Mano di Dio! Minchia, hanno aumentato le difese. Tu, Panther, sei ancora carica? No, ovviamente. Aspetta, scusa un attimo. Scusa un secondo. Ha usato Jack Frost per ultimo lei. No, ha usato quello di vento. Dannazione. Credevo che sarebbero cambiate le loro statistiche, ma credo proprio di no. Maledizione. Oh,
povero Ryuji di nuovo. Bravissimo, bravo Ryuji. E visto che siamo concentrati, assalto Obi. E questa volta col cazzo che sfuggi. Ok, carica di nuovo. Inferno di fuoco. Però devo dire che comunque stiamo andando bene. Raddoppiamo il nostro attacco fisico, così da guadagnare un turno. Ai 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 ai, critico. Bastarda, lo fanno. Solo lei non riesce a evitare, Ti prego, Scala, evitalo. No? Ah, ok. Bonus alle statistiche annullati? Io direi proprio di no. Brava Futaba che ci aiuti. Io dico proprio che le nostre statistiche invece col cavolo che si abbassano. Eo cadenza! Adora questo lo scontro che sta richiedendo molto più tempo e molta più difficoltà di quanto mi aspettassi. Su di te. Attacco? Volentieri. Vai, andate. Vabbè, dai, lo faccio vedere il filmato per stavolta. Vabbè, meglio di niente, dai, Molto meglio di niente. When a heart a new beginning when I'm beginning. Dai, che palle, se questi attacchi di vento su Ryuji. Allora, noi siamo carichi, vero? Ok. E allora, scusa un secondo, giusto per controllo. Ok, siamo ancora tutti quanti con l'auto attivo. Assautobi! Oh, l'ha mancata di nuovo! Ryuji, ti devi curare, mi spiace. Curati, per favore. Che se no niente mano di Dio. Concentrazione, An. Dov'è il pomodoro? Ah no, le cipolle, scusami. Cipolla e la usiamo su di noi. Dobbiamo sperare che i colpi di luce vadano al massimo possibile, non che si fermino a pochi colpi. Oh, bravissima Panther. Brava. Dove sei? Frecce splendenti! Ah, pochi colpi però, Pochi colpi. Spero che non facciano la cura adesso, perché sarebbe proprio da stronzi. Sarebbe proprio da stronzi curarsi ora. E io lo so che lo faranno. Io lo so benissimo che lo faranno. Come va, Justin? Comincia a divertirti? Sì, è stato un bel riscaldamento. Potrei persino riuscire a godermi la cosa ben oltre il mero scopo della prova. È raro che Justin apprezzi questo tipo di cose. Non deluderci, prigioniero. Per fortuna che io resisto a tutto. Ah, merda. Tutte le statistiche giù. Benissimo, allora ci penso io a curarvi.
Dov'è? Neocadenza. Cura tutti quanti. Che abbiamo bisogno qua. Carica di nuovo. Madonna, questo sì che è lo scontro veramente che mi sta impegnando più degli altri, Vediamo, aspetta, cosa posso usare? Vai, andiamo di cipolla stellare di nuovo su di noi. Sapevo che sarebbero tornate utili ste verdure. Ah, un attacco di luce. Mi dispiace, blocco. Ah, Heigon! Blocco anche quello, mi dispiace. Quindi abbiamo colpi di frecce splendenti. Yes, e Giustine è giù, perfetto. E ora concentriamoci su Caroline. Tutto per te, Caroline. Colpiscilo, Noir. Oh, l'ultimo colpo. No, non osare. Ok, a metà, sono 4000. Dobbiamo finirle assieme o l'altra cura l'altra. Porca troia, no. Non lo so, proviamo con questo. Voglio vedere se funzionano le alterazioni. E Caroline è giusta. Dio mio, se fossimo riusciti ad ammazzarla avevamo vinto. Che nervoso. Se l'avessimo ucciso avremmo vinto. Avremmo vinto se Noir l'avesse ucciso. Non è colpa di Noir, eh. Non è assolutamente colpa sua. Però dannazione. Curati per favore. Lo so, maledizione a te. Porca, che nervoso. Allora, andiamo di ribellione. Aumentiamo i nostri critici. Tu, Skull, dov'è lo spray? Dov'è lo spray che abbiamo usato prima? Diminuisci le loro difese. È la cosa più importante. Inferno di fuoco. Maledizione. Non ho più nulla, vero? Non ho più cose che ci danno carica, vero? No, ho ancora una cipolla. Eh beh, allora mi tocca. Allora mi tocca usarla. Bravissimi tutti che l'hanno evitato. Bravi tutti. Complimenti. Ti prego, abbiamo il critico alto. Colpisci. Com'è possibile che sei riuscito a mancarla? Com'è possibile che l'ha schivato? Oh, colpisci, colpiamo. Dobbiamo andare a tempo con entrambe. Concentrazione. Centro perfetto ovviamente su Justine. Ancora non ti sei piegato, è piuttosto sorprendente. Già, sei in gamba, prigioniero. Capisco perché hai catturato l'attenzione del nostro padrone. Direi che è ora di iniziare a fare sul serio. Sarà un inferno per te, preparati. Lo credo bene che sarà un inferno. Lo credo bene. Dai, l'unica che è stata presa. Devo ristabilire tutti quanti ora. Cadenza Neo. Carica. Cazzo. Se Noir l'avesse colpita per bene avevamo vinto. E
qua ho paura che se ne si è ucciso una, l'altra non muore. Qua dobbiamo fare attenzione. Devo andare di Asa Otobi su entrambe. È l'unico attacco che va sicuro a 8 colpi. Ecco, di nuovo su Panther, ovviamente. Bravissima. Brava la mia ragazza. No, la mia ragazza è questa, mi spiace. Grazie. Grazie, Noir. Grazie, Futaba. Concentrazione. E spero che quei critici mi rimangano fino al prossimo attacco. Merda, qua ora è difficile. Proviamo a... è solo tutto su un nemico. Proviamo Maziodine. Non che ci credessi molto al danno, però. Concentrazione nell'evenienza di dopo. Tu, proviamo Maziodine, anche te. Poca vita. Hanno poca vita. Hanno poca vita entrambe. Ovviamente su Ryuji, che non lo eviterà mai. Non è colpa sua, ovviamente. Adesso colpisce anche lei. Grande Panther. Ti prego. Ti prego, vai a segno a Sautobi, uccidile entrambe. Sono ancora vive. Com'è possibile che siano ancora vive? Panther, è il tuo turno. Ti prego, distruggi. Distruggi, uccidi, devasta. Riabilitazione futura. Sì, cazzo, sì. Una bestia. 96.000 yen. E sono saliti tutti di livello, fantastico. Quasi al 99. Questo è stato uno scontro difficile. Non lo voglio negare. Non lo voglio negare assolutamente. Abbiamo perso? Contro un umano? Non riesco a credere che sia successo proprio a noi. È una cosa un po' strana. Anche se forse dovrei sentirmi umiliata. Mi sento come rinata. Come mi fossi liberata di un peso. Come se la ride? Ah, le nostre sorelle si arrabbieranno con noi. A quanto pare nemmeno i signori del potere sono in grado di prevedere tutti i possibili esiti. Sorelle? Signori dei poteri? Caroline, cos'hai appena... Ha detto qualcosa di strano? Ah. Prigioniero, è giunto il momento di tenere fede alla nostra promessa. Ora ti svelerò il nostro imbarazzante segreto. Cosa? Dobbiamo farlo davvero? A essere del tutto sinceri, di tanto in tanto veniamo assillate da una forte inquietudine. È come se fossimo veramente noi stesse. È come se non fossimo veramente noi stesse. Come se il nostro sé si trovasse altrove, molto lontano. Abbiamo il compito. Abbiamo il compito di favorire la riabilitazione, ma nutriamo dubbi sulla nostra adeguatezza. Non trovi che tutto ciò sia estremamente buffo? Ah, dunque questo che intendevi. La cosa non ti mette in imbarazzo, Caroline. Cosa credevi che avrei raccontato? Forse di quando hai quasi pianto dopo aver visto per la prima volta la fusione delle due persone, O forse delle pose minacciose che fai allo specchio che ti vergogni di usare davanti al prigioniero. Basta! Non ne posso più! Dopo la sconfitta, benché un breve momento, ho visto qualcosa. È stato allora che ho capito. Così come tu persegui lo scopo della riabilitazione, anche noi abbiamo un fine da raggiungere. Beh, dobbiamo fare da guardiane per il nostro padrone, no? E questo, dunque, come lo spieghi? Non ha niente a che vedere con quel compito. Prigioniero, ora esporrò i risultati delle prove. Della prova. Se dovessi descrivere il tuo stato attuale, userei queste parole: colui che salverà le anime dell'umanità. Per celebrare la tua vittoria, ti affido questo segnalibro. Grazie.
Non devi ringraziarmi. Dopotutto sono stata io a imporre i miei affanni su di te. Doppio segnalibro. Se continuerai a mantenere il legame che ci unisce, giungeremo senza alcun dubbio alla verità. Ne sono convinta. Ah, mi basta non fiatare per un po', che subito gli rifili un altro lavoro. Beh, comunque non dirò una parola al padrone. Sarà solo un altro dei nostri piccoli segreti. Un momento, a proposito di segreti, gli hai rivelato soltanto il mio, non è giusto? Ne vuoi uno dei miei? Di recente, ogni volta che il prigioniero si assenta per un periodo prolungato, io sento la sua mancanza. Oh, in base agli standard umani, comunicare in modo diretto questa emozione può mettere a disagio. Però è questo ciò che provo. Probabilmente lo stesso anche per Caroline. Io... Volevo solo che lo sapessi. Oh, si è appena confessato il suo amore. Oh, comprendi che questo segreto dovrà restare tra di noi, dico bene? Grazie. Silenzio! Ti ha appena detto che è un segreto! Ok, adesso basta. Già, qualsiasi altra discussione dove potrebbe interferire con il nostro lavoro. Le cose torneranno a essere quelle di prima. Questa ispezione speciale rappresenta un caso straordinario. Anche se penso che d'ora in poi vigilare su di te ci farà un effetto un po' diverso. Questo significa che saremo ancora più dure con te. Capito, prigioniero? Ah già, dobbiamo ricompensarti per il combattimento oltre che con quel segnalibro. Non fare il modesto, hai combattuto bene. Prendi, è la tua ricompensa per l'ispezione speciale. Anello della velocità, balsamo vitale, catena di perline, soma, pane dell'anima, coppa della vittoria. Lascia il resto a Justine, non dimenticare che la tua riabilitazione non è completata. Un'altra cosa, non dire niente al padrone di tutto questo, non puoi dirgli niente, capito? Sinceramente non mi sento particolarmente in colpa a mantenere questa cosa come un segreto. Ok, prigioniero, d'ora in poi ti sorveglieremo ancora più strettamente, non dimenticarlo. Questo è scomparsa! Ah, io pensavo sarebbe rimasta. Vabbè, effettivamente ha senso. Questo scontro, non lo nego, è stato veramente difficile, è stato veramente tosto. Soprattutto la parte in cui si sono ricaricate la vita. Quella è stata la parte peggiore, peggio di quando si sono rianimate, perché lì dici... ok. Ma quando hanno ricaricato la vita all'inizio, oddio, oh Cristo. Comunque 8000 HP, poteva essere anche peggio.